Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un'applicazione utile per la personalizzazione di Android e quindi del vostro smartphone. L'applicazione in questione è Blur Wallpaper, un'applicazione che vi consentirà di fare una cosa semplicissima, ma nello stesso tempo utilissima, ossia rendere il vostro sfondo sfocato E dare un fantastico effetto appunto blur alla vostra schermata home. Io trovo questa applicazione utile per tanti motivi. Primo tra tutti, quando ho delle foto poco risolute e voglio quindi minimizzare i problemi della sgranatura, vado quindi a sfocarla. Secondo, perché l'effetto blur mi piace particolarmente, annienta le forme ed esalta il contenuto. Andiamo a scaricare insieme, faccio vedere questo, ecco, Blur Wallpaper, mi raccomando. Farò vedere come applicherò le modifiche, quindi andrò a settare un'altra foto come sfondo per farvi vedere che cosa possiamo fare con questa applicazione. Come vedete, quello che ottengo è una foto, sì, bella come sfondo, ma una serie di elementi piuttosto disturbanti. Primo tra tutti il fatto che i widget sono poco visibili e sono abbastanza disordinati, tant'è che mi porterebbero quasi ad eliminarli e a lasciare soltanto lo sfondo senza widget. Seconda cosa importante, anche se voi non lo notate, la foto ha una risoluzione inferiore rispetto a quella che magari darebbe più giustizia a questo schermo. Per questo motivo io magari voglio andare a fare un effetto sfocato di sfondo per minimizzare questi errori. Andiamo quindi ad aprire Blur Wallpaper e vi faccio vedere che cosa possiamo fare con questa foto. Allora, essenzialmente le funzioni dell'applicazione sono tre. La prima è quella della sfocatura, che quindi vi permetterà di avere un controllo più o meno violento sul grado di sfocatura della vostra foto. In questo caso io voglio mantenerla sfocata, ma nello stesso tempo non voglio perdere troppi dettagli, quindi direi che così può bastare. Secondo è una modulazione di quello che è il tono scuro della vostra foto, quindi la potrete scurire completamente. A questo punto non ha senso, prendetevi uno sfondo nero o comunque quasi completamente. A me piace sempre tenerle belle chiare, senza questo alone scuro intorno. Terzo è per la desaturazione dei colori, quindi voi potrete prendere questi colori originali, desaturarli, rendere una foto in bianco e nero. O comunque desaturata. In questo caso io voglio lasciare i colori originali. Questo tastino a destra in basso vi permetterà di settare il vostro wallpaper. Vedete, sta girando mentre sta applicando le modifiche. E questo è quello che otteniamo. Molto meglio rispetto a prima, no? Tra l'altro i colori di questa foto, ripeto, sono fantastici, mi piacciono particolarmente e quindi mi piace mantenerli completamente saturi. Per vedere altre cose che possiamo fare, abbiamo il refresh per riaggiornare il tutto e poterlo ripetere da capo, per poter settare nuovamente le impostazioni da capo. E abbiamo qui la tendina del menu che serve a salvare il vostro Blur Wallpaper in galleria, così che voi non dovrete sempre andare a modificarlo, e quindi questo sarà utile anche quando vorrete sfocare delle foto, conservarle e poi poterle sempre utilizzare come sfondo. Questo è Blur Wallpaper. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stata utile questa applicazione, a me ha aiutato tanto e soprattutto mi piace tanto utilizzarla. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al mio canale per altri video di questo tipo. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video.